Quindicesima giornata di Serie B, girone Sport City. Questa sera sfida di metà classifica tra Out of Gra al sesto posto contro Atletico SL, quarto posto. Quindi pensa a caricare il tiro. Arriva adesso, pallone che scende improvvisamente e quasi sorprende Celani. La prima conclusione interessante della partita arriva al quarto minuto. Nato finisce sui piedi di Maggini. Spazio numero 23, va addirittura la conclusione in porta, sorprende Leo fuori dai pali. E allora il vantaggio dell'Out of Gra arriva all'ottavo minuto con un tiro forse parabile, ma che sorprende la difesa avversaria. Il gol è di Maggini ed è 1-0 Out of Gra al nono minuto. Battuto verso il centro dell'area il corner, finisce sui piedi del numero 7, diventa un assist involontario ed è il gol del 1-1 per l'Atletico ASL, che riagguanta il pareggio approfittando del tiro scombinato di Senesi. Il gol dell'1-1 arriva un paio di minuti dopo il vantaggio dell'Out of Gra. 1-1 Atletico ASL. ASL che può lanciarsi in avanti quasi in superiorità, pallone verso il centro, il dribbling è molto bello, libera la conclusione Moccia e trova la respinta di Celani. Bella azione in solitaria del numero 27 in maglia blu. Di Lorenzo, serve Pacchiarotti al volo. Il numero 2 tiene lì la palla, prova ad infilare perfettamente. Questo è un bellissimo gol, una bellissima azione, il 2-1 dell'Out of Gra sull'asse di Lorenzo Pacchiarotti e la conclusione finale del 2-1 per il numero 21 Lenci. 2-1 Out of Gra al sedicesimo. Calcio di punizione, dunque battuto verso il centro dell'area, la deviazione quasi sorprende Celani, che invece di puro istinto con le mani riesce ad alzare il pallone sopra la traversa. Una splendida parata del numero 1 dell'Out of Gra. Per l'Out of Gra con i compagni di Maggini che non avevano seguito il numero 23, pallone ancora appoggiato verso il centro, un tiro spettacolare per l'Out of Gra, il pallone però è fuori ed è ancora la squadra in maglia arancione la più pericolosa in questo finale di primo tempo. Pallone prolungato che finisce alla fine sui piedi di Di Lorenzo. Di Lorenzo c'ha solo Pacchiarotti davanti. Pacchiarotti a tumertù con il portiere avversario. Alla fine commette fallo l'Out of Gra. Grande occasione per aumentare il vantaggio per le maglie arancioni. A svegliarsi, qui butta un altro pallone però prontamente riconquistato da Di Lorenzo. Di Lorenzo che scodella in direzione di Pacchiarotti. Lo stop, Pacchiarotti riappoggia ancora al centro. Il gol del 3-1 di Di Lorenzo. Ancora una bella azione di Lorenzo Pacchiarotti. Il 3-1 dell'Out of Gra arriva a smentirci dopo 6 minuti del secondo tempo. Con qualche secondo di ritardo il centrocampista dell'Atletico SL riconquista pallone tutto solo, il numero 21 Lenci. Ed è ancora un bel intervento in difesa per l'Atletico SL, che comunque sta soffrendo. Forse un fallo, è così. Calcio di punizione per l'Atletico SL. Infatti D'Ottavio si sposta. Va proprio lui, il pallone che passa sopra la barriera ed è il gol del 3-2 che può riaprire la gara. Il gol messo a segno dal neo entrato Neri, 3-2 Atletico ASL su calcio di punizione. Il rimpallo qui favorisce Di Lorenzo, che forse l'ha toccata con un braccio. Erano tutti fermi, il pallone era regolare e si stampa sul palo. 4 minuti al termine della gara, si è giocato poco in questi ultimi secondi. Forse qualche protesta, il pallone è entrato, è passato sotto 10 paia di gambe. La doppietta del numero 3 Giulio Neri ha sorpreso tutti, anche noi, e soprattutto ha sorpreso Celani. Il gol del 3-3 dell'Atletico ASL. Rocambolesco anche questo, come precedenti. 3-3 Atletico, quando mancano meno di 4 minuti al termine della gara. L'ultima azione della partita finisce 3-3 tra Out of Gra e Atletico ASL, un punto a testa. Atletico che conserva il suo quarto posto e sale a 22 punti in attesa della prossima sfida tra Eur City e Bliss Euro.